Ciao a tutti i criptomalati, ma quanto tempo è che manco da questo canale, da una vita? Per quale motivo? Perché c'è il canale Fabrizio Ferri Trading, dove faccio ovviamente analisi sui mercati classici e che mi ha preso molto tempo perché la formazione l'ho spostata oltre che sulle cripto anche sul mercato tradizionale, quindi sono molto impegnato. Vi ringrazio perché tanti di voi so che ancora mi seguono su entrambi i profili e per tutti quelli nuovi vi ricordo di lasciare subito un bel like e di iscrivervi al canale Malati per le cripto per chi ama soltanto Bitcoin e ovviamente materia finanziaria digitale. Per quanto riguarda disclaimer, non sono consigli finanziari, ma è esclusivamente un profilo didattico di informazione, di approfondimento sul mondo criptovalute che ovviamente io ho sempre seguito. C'è il canale Telegram che è Malati per le cripto, perciò è semplicissimo da trovare, c'è il link anche in descrizione che potete seguire anche voi, perché io là pubblico molto più spesso in quanto ci impiego meno tempo a mettere un'analisi grafica piuttosto che fare un video. Però oggi avevo un po' di tempo, quindi mi sono dedicato anche al canale che è un po' di mesi che non vedo un mio video pubblicarsi. Detto questo, andiamo subito a vederci quelle che sono le dinamiche legate a Bitcoin, poi vedremo anche altre cripto. Allora, io ho preso Bitcoin su Investing, questo è Bitcoin di Binance, e mediamente il prezzo è quello lì, 69.444 dollari. Con una media mobile a 21 periodi, chi mi segue da un po' già lo sa, chi ha fatto il corso gratuito già lo sa, ci sono delle strumentazioni, delle strutture, dei tools per i più anglofoni che sono utili per il nostro trading su Bitcoin. E la media mobile a 21 è uno strumento davvero molto interessante perché ci fa capire quanto è forte il trend e quanto, qualora dovesse scaricare un pochino, potrebbe perdere di intensità. Allora, ricordo a tutti quanti, specialmente ai nuovi, che c'è il corso che ho fatto ormai mesi e mesi fa, anni fa a questo punto, che è gratuito, lo trovate sul mio sito fabrizioferri.it. Il link lo metto in descrizione perché il sito Malati per le cripto non c'è più, l'ho chiuso perché sennò non potevo stare appresso a tutto quanto. Ho chiesto anche a qualcuno di voi se poteva collaborare insieme a me, ma non se ne è fatto nulla e di conseguenza io devo far correre il mercato, il lavoro, non possiamo non stare qui a menare il can per l'aia. Detto ciò, Bitcoin è ancora molto positivo. La tendenza, ovviamente, a un certo punto doveva respirare. La cosa non ci preoccupa. E la dinamica che ci sta facendo pensare un po' adesso è il fatto che non riesca a mettere insieme altri massimi crescenti. Però strutturalmente siamo profondamente rialzisti. Voglio farvi dare un'occhiata anche al grafico a 4 ore, che è un po' più veloce. Il grafico a 4 ore al momento è strutturalmente rialzista. Quindi non vedo problematiche di sorta, almeno fin quando saremo sopra ai 67,5. Scrissi un po' di giorni fa sul canale che c'era un'attenzione come zona sui 70.000, ma perché? Perché cifra tonda, perché è un livello comunque molto importante e quindi va sempre trattato con rispetto. E poi perché siamo comunque ad un passo dagli ultimi massimi storici e di conseguenza non è che ogni volta che si fa un massimo storico poi se ne fa subito un altro, poi un altro, poi un altro. Magari un po' di tempo ci può passare. E conseguentemente è bene stare prudenti e non forzare la mano. Andiamoci un attimo Ethereum. Ovviamente ragazzi potete scrivere nei commenti, perché magari la settimana prossima farò qualche altro video, o comunque poi lo pubblico anche sul canale Telegram per l'appunto. Ah, a proposito di canale Telegram, questo è il canale. Allora, t.me, Malati per le cripto. Basta, non è un sito, perciò questo è il canale Telegram. Questo è Telegram, questo è Ethereum. Ethereum SDT, no, questo è sempre Bitcoin. Se magari me lo dà, mi fa un favore, non da poco. Diamogli tempo. Binance, eccolo qua. Mi ha fatto pure sparire il buon vecchio Telegram. Eccolo qui. Allora, Ethereum, per esempio, a dispetto di Bitcoin, se uno guarda il grafico così al volo, dice Ethereum è ribassista. Strutturalmente, al momento non è ribassista. Ovviamente, ha perso un po' di più. Risulta più debole rispetto a Bitcoin e di conseguenza è opportuno aspettare per operare su certi frangenti. Però che cosa si fa in questi casi? Allora, uno non deve mai essere frettoloso, deve capire intanto il suo arco temporale, no? Io l'ho sempre detto e per chi non li avesse visti ci sono i video sul ribilanciamento periodico, perché uno storno
quando il mercato delle cripto storna un pochino, in certi contesti è un'opportunità perché quando perde terreno ci permette di poter acquistare a prezzi più interessanti. Questo non vuol dire comprate Ethereum, ovviamente non è un consiglio all'acquisto, però io personalmente, vi parlo proprio per la mia operatività, se dovessi scegliere se comprare Ethereum a 4.000 piuttosto che 3.200, preferire 3.200, cioè nel senso proprio oggettivamente è un valore che ha tutta un'altra convenienza. Ma parlando proprio di discorso temporale, vediamo il grafico mensile, perché poi parliamo di un mercato che sviluppa sul lunghissimo periodo, no? Ethereum ha toccato i 4.875, ormai parliamo di qualche anno fa, era il 2021, pensate, sono passati 3 anni quasi. E poi cosa succede? Che storna tantissimo. Arriva ad un livello che non stupisce in quanto era il massimo del 2018, quindi proprio lo tocca in pieno. Ci lavora sopra a 1.080, il minimo che fa è 900, perciò 1.000 dollari era un prezzo all'epoca interessante, all'epoca di 2 anni fa. E poi che cosa fa? Riprende la corsa a rialzo. Questa corsa a rialzo, se uno la va a proiettare sul discorso scala, sul discorso sviluppo del mercato, sul lungo periodo, sicuramente vede delle opportunità. La cosa fondamentale per quanto riguarda, secondo me, uno stile operativo un po' più ragionato è quello di mettere soldi, se non si hanno troppi soldi, perché chi ha tanti soldi in genere sa dove metterli, no? Oppure se uno ne ha tanti e fa trading e li perde, quello è un altro discorso. Però se noi parliamo di pochi soldi, andare aggressivi ogni volta, tutto in una volta, a mercato sicuramente è un rischio. C'è un sistema che io amo particolarmente, che è il sistema definito grid trading, ovvero le griglie di trading, che è interessante perché quando si vanno a fare delle impostazioni a griglia, ovvero, faccio un esempio proprio facile facile, ve lo mostro proprio così, per esempio, aspettate un attimo perché almeno avete anche un minimo di strategia che potrebbe ispirare uno studio più approfondito. Ok, io posso immaginare che un mercato che così è proiettato con questa forza rialzista, questa era la parte precedente, ora andiamo a vedere la parte attuale, zoomandola anche un po' di più. Questo è un grafico settimanale, ragazzi, eh. Quindi questo supporto qua mi tiene fede. Diciamo che se dovessi lavorare di logica, potrei impostare almeno 3-4 punti di acquisto che reputo convenienti, perché ci sono quelle zone un po' più interessanti che ci possono convenire e le possiamo magari sfruttare a nostro vantaggio, perché comprare, aspettate che pulisco un attimo il passato che forse è troppo passato. Ok, pensiamo al futuro. Perché trovare un acquisto a 4.000 secondo me non ha molto senso. Io quando ne parlo con le persone che dicono però se metti che continua a salire, ma non vuol dire niente. Cioè, l'obiettivo nostro non è una impostazione sul metti che, vediamo se, forse su, forse giù. No, il discorso del mercato è tecnicamente rialzista. Ci offre delle opportunità a rialzo? Sì, si può comprare a 4.000, ognuno fa quello che vuole. Però se devo scegliere se comprare a 4.000 o se comprare a 3.000, in questa fase qua, ma prediligo senza dubbio 3.000. Perché so che se dovesse scaricare potrebbe arrivare anche a 2.000. Quindi da 4.000 a 2.000 è il 50%, da 3.000 a 2.000 è un 20-25%. Allora la cosa cambia perché io posso gestire meglio la mia operatività, non farmi prendere dal panic selling, vendere tutto come perde il 10%, perché ho comunque una marginalità molto più ampia che mi permette di lavorare con una costruzione tecnica davvero invidiabile. Detto questo, ragazzi, io vi auguro una buona serata. Se avete qualsiasi dubbio o volete informazioni, scrivete a info@fabrizioferri.it. Percorsi, scuola di trading, formazione personalizzata, c'è anche il numero WhatsApp che è 328 31 50 292 che vi metto qua, vabbè, almeno avete tutti i contatti. Allora, no, che è successo? Qua si è scappato via. info@fabrizioferri.it, c'è anche il canale ovviamente YouTube e poi c'è il WhatsApp che è 328 31 50 292. Perfetto. Così avete ogni contatto per il gruppo Telegram, quindi canale Telegram pubblico ovviamente, info@fabrizioferri.it, la mia mail da professionista in questo settore, io sono un analista tecnico e trader indipendente certificato e rilascio certificazioni con questo tipo di formazione che propongo, è l'unica che c'è online, che fa sia teoria che pratica.
e poi WhatsApp, quindi se volete subito un contatto diretto, ovviamente non scrivete stupidaggini, ma questo mi sembra ovvio, siete tutte persone molto intelligenti e in gamba, neanche ve lo devo sta a dire, no? Perché ogni tanto qualche fenomeno esce fuori, ma non è il caso nostro. Detto ciò, ci vediamo al prossimo video qui su Malati per le Cripto e se volete sul gruppo, sul canale Telegram oppure sul mio canale YouTube in cui parlo di finanza se siete appassionati di Nasdaq, Gold, Euro Dollaro e quant'altro. Al prossimo video.